A me non mi interessa il Cody Bates. Io non sono io vanitoso, ma devono vedere però quello che faccio. E il mio talento è semplicemente naturale. È una cosa che io so fare, però che nessuno lo sa fare a modo mio. Poche parole che la musica mi entra dentro e io la espando, come se avesse una scossa elettrica. Ho paura di elettrizzarvi un po' tutti. Buonasera. Buonasera. A tutti. Come ti chiami? Giuseppe Pecoraro. Ah. 55 anni. E sei giovane, una creatura. Senti, perché sei qui? Per far vedere il mio talento e mostrarvelo a tutti voi. È un talento nascosto. Esatto. Allora vediamo di scoprirlo, vai. Scusate. Tranquillo, tranquillo, respira, respira. Allora, innanzitutto non ce l'aspettavamo, per niente. Complimentissimi, è stato molto bello il tuo numero, la tua performance, sei molto molto bravo. Complimenti. Grazie. Senti, sei ipnotico, ti avrei guardato per ore. Grazie. Voglio chiederti solo se questa cosa te la sei inventata tu o se sei andato a scuola. Autodidatta. Wow. Giuseppe, devo farti una confessione. Allora, quando sei salito sul palco, dentro di me cresceva e montava questo pregiudizio del signore di mezza età che in discoteca balla malissimo e ci prova con le ragazze. In questo caso tu devi andare in discoteca e dimostrare a tutti che balli meglio di tutta la pista. Sai che figurone? Senti, ma come hai fatto a scoprire che eri in grado di fare tutti questi movimenti de panza? Per gioco. Mia moglie non ne può più. Sì. Bene, allora votiamo. Sì. 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 E allora Giuseppe, sono 4 sì! Bravo Giuseppe! Grazie. Salve a tutti.